Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi un video molto speciale perché sarà un video dedicato ai nostri bimbi. Voglio proporvi tre tipi di merendine da fare in casa per i nostri bambini. Sono merendine facili, veloci, e molto estive e fresche, visto che sta facendo un caldo africano, torrido. È incredibile il caldo che sta facendo. Noi siamo arrivati addirittura a 43 gradi e mezzo, cose mai viste. E questo, ragazze, è un video in collaborazione con altri due canali. Il primo canale è quello di Anna Gloria, che ormai già conoscete benissimo se seguite il mio canale. Io e Anna siamo molto, molto, molto amiche per la pelle, anche nella vita reale. Posso dirlo tranquillamente, siamo come due sorelle, quindi non mi soffermerò troppo nella presentazione del canale di Anna, perché tanto facciamo molti video in collaborazione, comunque già la conoscete sicuramente. Comunque vi consiglio di andare a vedere il video di Anna, gemello a questo. Così potrete prendere spunto anche dalle sue merendine. Nessuna di noi tre sa che merendina ha preparato l'altra, quindi sarà una sorpresa anche per noi. Spero che nessuna di noi tre abbia fatto tre merendine uguali. Nel caso, saranno comunque bellissime e buonissime. Il secondo canale con cui abbiamo collaborato è il canale del Cuore di Violet. Il canale del Cuore di Violet è gestito da Desiree. Se non la conoscete, vi consiglio vivamente di andare a vedere il suo canale. Se siete patite di arredamento come me, Desiree, può darvi molte, molte dritte. A me piace moltissimo come arreda la sua casa. Fa dei video molto motivazionali anche lei sulle pulizie. Tantissime video ricette. Desi in cucina è veramente brava. Fa delle riprese fantastiche, quindi io credo che vi incanterete di fronte ai suoi video, almeno a me capita questo, perché comunque è veramente veramente brava con la videocamera, ha una voce molto rilassante, quindi io vi consiglio di andare a vedere il canale del Cuore di Violet e soprattutto vi consiglio di vedere il video, appunto, come vi dicevo prima, gemello al video che state andando a vedere ora. Io ora vi lascio al video, vi mando un bacio grande. Mi raccomando, andate a vedere anche i video delle altre due ragazze, Anna Gloria e il Cuore di Violet. Fatemi sapere qui sotto nei commenti che cosa ne pensate, sia del mio video ovviamente che dei video delle altre due ragazze. E nulla, ragazze, vi saluto e vi lascio il video. Ciao! Allora, ragazze, ci serviranno della frutta congelata precedentemente, almeno un paio d'ore in freezer, dello yogurt greco del gusto che più ci piace, dello zucchero e un mini pinner. Possiamo iniziare con la ricetta. Prendiamo la nostra frutta precedentemente tagliata a pezzettini e congelata e la versiamo nel nostro contenitore. Dopodiché andiamo ad aggiungergli lo yogurt greco, perché ragazze vi consiglio di utilizzare assolutamente lo yogurt greco perché è denso e cremoso rispetto agli altri yogurt classici. Io utilizzo questo qui al limone, ma ovviamente voi potete utilizzare la frutta che più vi piace e il gusto di yogurt che preferite. Dopodiché andremo ad aggiungergli un cucchiaino di zucchero per renderlo un pochino più dolce, perché se è troppo amaro mio figlio non lo mangia. Io utilizzo lo yogurt magro, quindi un cucchiaino di zucchero per i bimbi ci può anche stare. Se sentite, ragazze, dei rumorini sottofondo e delle voci, è il mio bimbo che non sta bravo e non mi fa assolutamente registrare. Comunque, detto ciò, andiamo poi col nostro mini pinner ad immersione a frullare il tutto con molta, molta pazienza. Ecco qui il nostro frozen yogurt. Come vedete, ha una consistenza molto simile a quella del gelato e vi assicuro che oltre ad essere buonissimo è super super fresco e hopity bush. Mamme, potete capire, il mio bimbo è sottofondo con Bing.
Per questa seconda semplicissima ricetta ci servirà sempre il nostro mini pinner, una banana, del cacao amaro e del latte. Allora, andiamo a sbucciare e a tagliare in piccoli pezzi la nostra banana. Dopodiché, dopo averla tagliata, andremo ad aggiungergli il latte. Non vi so dire la quantità perché io ogni volta mi regolo in base alla banana, nel senso taglio la banana, la lascio nel contenitore e poi cerco di ricoprirla tutta quanta col latte. Quindi credo che siano più o meno 150 ml di latte, ma non ne sono sicura perché vado molto ad occhio. Poi aggiungo 2 cucchiaini molto generosi di cacao amaro e frullo tutto. Queste ragazze è una delle ricette preferite di Marek, fa molto spesso merenda così, anche perché è l'unico modo che ho per fargli bere il latte, perché per chi mi segue sa che Marek non beve il latte. Questo è davvero l'unico modo e vi assicuro che lo beve con molto molto piacere, soprattutto se il latte è bello fresco. Lui impazzisce per questa ricetta, infatti è l'unica ricetta che vedrete che lui l'assaggerà, ecco, perché le ho fatte tutte e tre nello stesso giorno, ma lui fra tutte e tre le merendine ha scelto questa, quindi figuratevi che è la preferita al gelato. Ed eccolo qua il nostro frullato, ne sono usciti 1,5, ecco, perché ho utilizzato dei bicchieri, questi qui di carta, che ho avanzato dal mio compleanno, quindi sto cercando di utilizzarli, ecco, di farli fuori. Ed eccoli qua ragazze, è buonissimo, l'ho bevuto anch'io. È buono? Mamma, dopo questo. Ti piace? E per la terza ricetta ci servirà una frusta per montare la panna, un contenitore bello grande, della panna da montare già zuccherata e dei buonissimi pan di stelle e anche della Nutella, non tantissima. Questa è la ricetta, diciamo, meno salutare, ma vi assicuro che è buonissima e i bimbi apprezzeranno tanto. Allora, montiamo più o meno 200 ml di panna. La montiamo non troppo montata, perché la consistenza deve essere tipo una crema, non deve essere panna proprio ferma. E vi assicuro che poi con questo caldo comunque non monta, almeno a me, anche se la volevo montare a puntino non mi sarebbe mai venuta, però per fortuna per la ricetta non serve super montata. La consistenza deve essere più o meno questa, anche un pochino più montata. La mia panna forse non era abbastanza fredda, comunque, oltre al caldo. Dopodiché aggiungiamo anche la Nutella. Come vedete, mezza tazzina di caffè, non di più, non ne serve tantissima. Aggiungiamo la Nutella e mescoliamo. Dopodiché andiamo a prendere i nostri biscottini pan di stelle, li giriamo dalla parte dove non ci sono le stelline e gli aggiungiamo il nostro composto che abbiamo preparato prima, fatto di Nutella e panna montata. Li andremo poi ad unire proprio a mo' di gelato biscotto. L'unica cosa, vi do un consiglio, se li volete un pochino più morbidi, bagnateli leggermente nel latte, magari con un pennellino. A me la consistenza che hanno senza bagnarli mi piace. Ma se magari i vostri bimbi non riescono a masticare bene o qualsiasi altra cosa, vi consiglio di bagnarli leggermente nel latte. Poi li andiamo a depositare nel freezer per 2-3 ore minimo. Prima di mangiarli li tiriamo fuori un quarto d'ora, 20 minuti prima, e sono prontissimi da mangiare. Con questa ricetta, diciamo con queste dosi di panna, vi usciranno più o meno una ventina di gelato biscotto. Ed eccoli qua ragazzi, sono bellissimi, ma soprattutto sono buonissimi.
fatemi sapere se li provate, cosa ne pensate. Io li adoro, peccato che sono a dieta e ne ho potuto mangiare solo uno, giusto per assicurarmi che fossero buoni, altrimenti che vi presentavo. Niente ragazze, vi mando un bacio, ci vediamo lunedì con il prossimo video e andate a vedere anche, mi raccomando, i video di Anna e di Desiree, il cuore di Violet. Bacioni, ciao!